Sono Frederic Citernesi, amministratore Bioformula, azienda italiana che sviluppa e produce dispositivi medici per la medicina estetica e la chirurgia plastica. Tutti i nostri prodotti sono sviluppati dai nostri laboratori che ne garantiscono l'efficacia, la sicurezza e tutte le certificazioni necessarie. Sono qui insieme al dottor De Catallis, medico chirurgo e affermato come medico estetico che sarà trainer d'eccezione per noi quest'oggi. Nella presentazione del nostro video teorico-pratico, dove all'interno potete vedere come si utilizzano i nostri prodotti. Dottor De Cataldis, si presenti. Sono il dottor Angelo De Cataldis, sono medico chirurgo, specialista in chirurgia generale e chirurgia plastica. E mi occupo di medicina estetica e lavoro presso uno studio di Milano nel quale ci troviamo in questo momento. Oltre alla mia attività in Italia, svolgo anche attività in Svizzera e in Spagna. Nell'ultimo periodo mi occupo in particolare di chirurgia plastica e ricostruttiva e di medicina estetica. Utilizzo normalmente i prodotti di Bioformula, principalmente perché è una società italiana e soprattutto perché la produzione è in seno alla società stessa, per cui per qualsiasi necessità, da un lato scientifica e dall'altro clinica, le risposte di persone competenti sono estremamente importanti nel nostro settore. Che cos'è la mesoterapia? La mesoterapia è una tecnica caratteristica della medicina estetica di tipo iniettivo che fondamentalmente si può utilizzare sia nell'ambito del viso e del collo che del corpo. Per entrare meglio nella peculiarità della metodica, per mesoterapia in generale si intende quella che si realizza nell'ambito del corpo, per biostimolazione o bioristrutturazione intendiamo invece quella che realizziamo nel viso e nel collo. La tecnica consiste nell'infiltrare nel derma superficiale fondamentalmente alcune sostanze di cui poi parleremo che servono a ristrutturare, rivitalizzare, dare tono alla pelle oppure a rigenerare eventuali danni che la pelle stessa dovesse aver subito. Quali sono le principali funzioni della biorevitalizzazione? Allora, la biorevitalizzazione ha diverse funzioni, dipendono sostanzialmente dal tipo di problematica nella quale siamo ovviamente di fronte. E cambiano altrettanto in maniera peculiare, si tratta di viso, di collo, di mani o addirittura anche di ginocchi e di gomiti. Nell'ambito del panorama dei prodotti Bioformula c'è un'ampia gamma di scelta a seconda della tipologia sia di pelle, sia di problematica, sia di zona anatomica che dobbiamo trattare. E nello stesso tempo, il più delle volte, la biostimolazione o biorivitalizzazione si associa anche ad altre metodiche che possono essere più o meno invasive, tipo il laser, tipo il posizionamento di fili di trazione o dopo anche la chirurgia del viso e del collo e servono appunto per dare un tono migliore, rigenerare la pelle, riparare i danni in modo tale da o da sola da un lato sistemare il problema rappresentato dal paziente oppure coadiuvare quello che abbiamo fatto con altre metodiche per ottenere la finalità che ci siamo presupposti. A che livello di derma viene praticata la biorevitalizzazione? Normalmente la biorevitalizzazione si realizza a livello del derma superficiale, il motivo sta nel fatto che le cellule che dobbiamo colpire e stimolare sono collocate all'interno di questo strato superficiale del derma. Quali sono le principali zone del volto sulle quali viene praticata la biorevitalizzazione? Allora, la biorevitalizzazione in maniera ubiquitaria può essere praticata in qualsiasi area del volto. È chiaro che poi ogni professionista sceglie l'area d'elezione in base alla tipologia di problema che mostra il paziente, quindi e le finalità che ci siamo presupposti. Normalmente comunque le aree principalmente interessate dall'attività della bioristrutturazione o biorevitalizzazione sono la regione glabellare, la regione zigomatica, la perioculare, la regione malare e i rami mandibolari. Ci sono altre zone sulle quali poter praticare la mesoterapia? Se sì, quali? Le altre zone principalmente esposte alla biorevitalizzazione sono il collo, che è uno dei target principali insieme al viso. Normalmente più delle volte si esegue una bioristrutturazione simultanea, quindi sia sul collo che sul viso. E ultimamente c'è una grande richiesta anche di biorevitalizzazione delle mani. Questo perché, come tutti sanno, il viso si cura di più, le mani sono lo specchio dell'età, per cui ultimamente c'è una sensibilizzazione maggiore nella cura delle mani. La Minoyal Strong, ad esempio, è un biorevitalizzante che uso moltissimo perché ha degli ottimi risultati secondo uno schema, un protocollo che prevede un applicativo ogni 14 giorni, 15 giorni per 3-4 volte e poi un richiamo ogni 3 mesi. Ci sono delle terapie di medicina estetica complementari e da associare alla biorevitalizzazione? Sì, certamente. La biorevitalizzazione ha una duplice finalità. Da un lato è complementare ad altre terapie, dall'altra parte può essere
essa invece essere, per così dire, il complemento di altre terapie di medicina estetica. In maniera particolare mi riferisco ai post laser, ad esempio il Plan Edge è molto utile nella ristrutturazione dopo laser, per cui nel protocollo a seguito del laser dopo 14-15 giorni si esegue una biorivitalizzazione con Plan Edge e poi il ciclo continua per altre almeno 3-4 volte in base alla problematica che mostra il paziente, così come anche dopo chirurgia maggiore, se vogliamo, plastica del viso, le biorivitalizzazioni sono il complemento all'elemento chirurgico. Dall'altra parte invece ci sono altre metodi che sono complementari al risultato della biorivitalizzazione, quindi diviene il centro della terapia e possono essere rappresentate dalle pulizie del viso, dall'applicativi di peeling, di diversa natura ovviamente sempre in relazione al tipo di patologia o comunque in estetismo presentato, oppure alle biorivitalizzazioni con fili. E sono due metodiche, quella iniettiva e quella con filo, che danno un risultato estremamente, per così dire, sinergico fra di loro, per cui decisamente maggiore. Ci dice in quali casi la biorivitalizzazione è controindicata? Bene, come in tutti i casi di applicativi semi-invasivi a carico del viso e del collo, le controindicazioni principali sono rappresentate dalle patologie esistenti in quel determinato momento sul paziente a carico della pelle, che possono essere dermatiti, infiammazioni, micosi o quant'altro. E quindi in questo caso ovviamente soprassediamo dall'utilizzo del biorivitalizzante fino a quando non abbiamo risolto la patologia in essere. Questa rappresenta ovviamente una controindicazione, quindi non assoluta, ma relativa allo stato di salute del momento del soggetto. Un'altra cosa da tenere in considerazione sono le potenziali reazioni allergiche o allergie che il paziente possa avere nei confronti di uno dei componenti o eccipienti del prodotto che andremo ad utilizzare, anche se sono estremamente rare, però sono da tenere in considerazione. È anche vero che eventuali reazioni allergiche sono comunque localizzate al piano cutaneo, risolvibili con terapia cortisonica topica nel giro di qualche giorno. Si può abbinare la biorivitalizzazione al peeling? Se sì, che vantaggi ha questo tipo di abbinamento? Sì, certamente, sono due metodiche che sono estremamente complementari fra di loro, come avevamo già anticipato nel corso della nostra spiegazione sulle biorivitalizzazioni, perché agiscono entrambi sulle medesime cellule del derma che andremo a stimolare, anche se con modalità e finalità differenti, quindi si complementano le une alle altre. Vivono anche di vita autonoma, per cui peeling e biorivitalizzazioni possono essere anche, per così dire, seguite in maniera isolata. La combinazione delle due sicuramente potenzia anche in maniera estremamente efficace l'utilità dell'una e dell'altra. Normalmente quando ho un paziente nuovo che deve iniziare un ciclo di biorivitalizzazione, la prima cosa che faccio è una pulizia del viso profonda, professionale, che si fa normalmente con un microdermabrasore, e subito dopo, ad esempio, per magnificarne gli effetti utilizzo un peel touch. La pelle è estremamente pulita, levigata ed è pronta a ricevere il trattamento di biorivitalizzazione. Poi è ovvio che i protocolli cambiano in base alla problematica. Pelli acneiche utilizzano dei peeling un po' più profondi, quindi un po' maggiormente decheratinizzanti, altri sono più leggeri perché hanno semplicemente un effetto di tipo levigante e ristrutturante. Qual è il protocollo che massimizza i risultati utilizzando l'abbinamento tra prodotti peeling e prodotti biorivitalizzanti bioformula? Bene, diciamo che sono diversi protocolli, non ce n'è solo uno, dipendono ovviamente dalla tipologia di problematica che andiamo ad affrontare. E tra l'altro normalmente io embrico le diverse metodiche fra di loro anche al di là della biorivitalizzazione e del peeling. E di solito durante il periodo invernale utilizzo moltissimo anche il laser, che è, diciamo, un altro braccio in più nella lotta all'inestetismo, comunque alle problematiche anche dell'acne o dell'invecchiamento cutaneo, e di solito i protocolli vengono, per così dire, stabiliti insieme al paziente in base alla tipologia di problematiche che vogliamo affrontare. Di solito parto sempre con una pulizia del viso, con una massimizzazione dei risultati attraverso un peel touch o un peel mix, e poi inizia il ciclo dei laser. Il laser di solito viene alternato. Il laser si fa una seduta ogni 30 giorni per 3-4 mesi e si embrica in maniera alternata al laser un processo di biorivitalizzazione. Quando dobbiamo ristrutturare utilizziamo il Plan Edge, quando abbiamo una problematica di acne utilizziamo la Vinotonic e in questo caso anche peeling all'acido glicolico. In casi di biorivitalizzazione più intensa per pelli più mature utilizzo la Minoyal Strong o lo Yalu Complex 3. Quindi dipende molto dalla tipologia di paziente. Diciamo che la gamma di prodotto è talmente ampia che si può
assolutamente costruire un protocollo, un percorso guidato e personalizzato per ogni singolo paziente. Si può abbinare la biorevitalizzazione al filler? Che vantaggi ha questo tipo di abbinamento? Sì, certamente, sono due metodiche che hanno due finalità differenti. Il filler ha una finalità di riempire, di volumizzare, quindi va a compensare delle perdite di volume che nel corso degli anni ovviamente si possono verificare a carico del viso o anche del collo. La biorevitalizzazione, come abbiamo visto, invece ha una finalità di tipo ristrutturante, levigante, tonificante. Quindi l'azione sinergica delle due metodiche sicuramente migliora il risultato estetico che vogliamo ottenere. Dipende ovviamente molto dal punto di partenza, quindi da quello che ci siamo presupposti di fare come protocollo, come piano terapeutico nei confronti della paziente. L'azione sinergica, per così dire, magnificata dal fatto che la perdita di volume ha una, per così dire, strato più profondo, interessa uno strato più profondo della cute, mentre il biorevitalizzante è uno strato più superficiale. Il timing con quale si possono seguire le metodiche può essere contestuale oppure in separata sede. Questo dipende molto dalla compliance del paziente, dalla capacità di sopportare fondamentalmente diverse terapie iniettive, soprattutto questo riguarda la biorevitalizzazione. Non ci sono grosse problematiche utilizzando i prodotti bioformula nell'eseguire la prestazione nello stesso tempo, proprio perché essendo la stessa società non ci sono problematiche di tipo reazioni crociate o comunque potenziali reazioni tra un prodotto e l'altro. Qual è il protocollo che massimizza i risultati utilizzando l'abbinamento tra filler e biorevitalizzazione con i prodotti bioformula? Allora, di protocolli ce ne sono ovviamente diversi e questo dipende molto dalla tipologia di problema che vogliamo affrontare. Di solito quando utilizziamo un filler, ad eccezione delle labbra che sono un po' ubiquitari nell'arco dell'età delle varie pazienti, la perdita di volume si ha normalmente in età un pochino più avanzate, quindi di converso è naturale che anche la pelle abbia bisogno di una bioristrutturazione, di una biorivitalizzazione più intensa. Per cui il protocollo ideale è legato alla tipologia di filler, e questo dipende dal tipo di volume che vogliamo restituire al paziente, quindi il tipo di filler, levanza 20, levanza 25 o la gamma delle Auralia, dipenderà dalla regione anatomica del viso che devo andare a correggere, dalla quantità di volume che devo ovviamente ricostituire. In questo caso il protocollo ideale, ad esempio, è rappresentato dalla biorivitalizzazione con Aminoyal Strong o Aminoyal. Nel caso invece di filler in persone più giovani, di solito si utilizza Aminotonic oppure Plenage, proprio perché c'è semplicemente una volontà di rigenerare, ristrutturare, piuttosto che di compensare, oltre ai volumi, anche delle fibre più superficiali che vengono perse nel corso dell'età. Dottore, quali sono le principali tecniche di biorevitalizzazione che lei utilizza maggiormente? Allora, il panorama delle tecniche di biorevitalizzazione è abbastanza ampio, dipende molto dalla scuola, per così dire, chirurgica o di medicina estetica, a cui chiaramente ognuno di noi medici si è formato. Poi con l'esperienza si selezionano quelle che riteniamo più opportune, sia in base al tipo di pelle, soprattutto in base al tipo di paziente con il quale abbiamo a che fare. Io personalmente ne utilizzo due, che poi sono quelle più note in assoluto, che sono la tecnica del ponfo, micropomfo, sempre iniettata nel derma superficiale, quindi si fanno una serie di piccole iniezioni seguendo le linee sostanzialmente longitudinali della pelle, oppure, e questo dipende molto anche dal tipo di biorevitalizzante, cioè biorevitalizzante che ha una forte capacità diffusiva attraverso il circolo linfatico, mi permette di utilizzare proprio la tecnica cosiddetta linfatica. Il vantaggio è meno iniezioni localizzate nei punti centrali del viso, perché il drenaggio linfatico mi consente di trasportare il prodotto anche nelle altre aree. Per cui chi ha paura del lago posso utilizzare un prodotto che drena con il circolo linfatico, sicuramente è un candidato ideale per questo tipo di metodica. Altrimenti, se il prodotto è meno, per così dire, veicolato dal sistema linfatico, un po' più denso, utilizzo la tecnica del micropomfo, che comunque è vero che ha un maggior numero di, per così dire, di punturine, però ha anche un ottimo risultato in relazione al tipo di prodotto che stiamo utilizzando. Qual è il protocollo bioformula ideale per le pelli giovani? Allora, per pelli giovani intendiamo fondamentalmente pazienti che abbiano al di sotto di 40 anni, quindi sono fondamentalmente una pelle ancora con non eccessivi danni legati ai radicali liberi e all'età. E nell'ambito delle pelli giovani dobbiamo distinguere chi ha necessità semplicemente di una biorivitalizzazione generica e soprattutto nei giovani chi ha necessità di una biorivitalizzazione legata a problematiche di acne. Quindi
Qui si aprono fondamentalmente due capitoli e due potenziali protocolli differenti. Di solito nell'ambito delle pelli giovani senza problematiche di acne, l'aminoial sicuramente è il trattamento, uno dei trattamenti ideali. Nelle pelli invece giovani con problemi di acne, l'aminoial sicuramente può essere imbricato all'uso del Plan Edge, perché ha una capacità biostimolante, biomodulante, rigenerativa, che è fondamentale nei danni che sono determinati dall'infiammazione legata proprio al processo acneico. L'aminotonica, anche questo, è un ottimo prodotto che si può utilizzare nelle pelli giovani. Nelle pelli mature invece il protocollo è destinato a utilizzare una serie di prodotti che sono ovviamente differenti, che però non escludono anche la gamma di prodotti che utilizziamo nell'ambito delle pelli giovani. Qual è il protocollo bioformula ideale per le pelli mature? Allora, come stavo anticipando nella domanda precedente, in realtà non c'è una distinzione molto netta tra applicativi nelle pelli mature e nelle pelli giovani, nel senso che i prodotti che utilizziamo specificatamente nelle pelli giovani possono trovare anche un ottimo campo d'azione nelle pelli, per così dire, più mature. Concettualmente, se volessimo fare una differenza, è ovvio che il peso molecolare degli acidi ialuronici, in particolare, che utilizziamo nelle pelli mature, è un po' più alto rispetto a quello delle pelli giovani. Quindi Bioformula ha strutturato un prodotto specifico, che è l'amino Young Strong, che si utilizza anche moltissimo nella bioristrutturazione delle mani e che utilizzo normalmente nei protocolli delle pelli mature, insieme a lo Yalu Complex 2 o 3, e in caso di necessità di rigenerare la pelle, che come si verifica nelle pelli giovani, allo stesso tempo può verificarsi nelle pelli mature, imbricando questo tipo di biorivitalizzazione con il Plan Edge. Di solito ogni 2 settimane si fa un trattamento per 3-4 mesi consecutivi e poi un richiamo 2 volte all'anno. Qual è il protocollo bioformula ideale per le pelli rugose e asfittiche? Allora, le pelli rugose e asfittiche sono pelli un po' particolari, nel senso che hanno, oltre ad un problema legato all'invecchiamento generale, un problema anche di nutrimento vascolare, e di solito la causa, l'effetto, per così dire, di questa problematica è rappresentata da un aumento dei radicali liberi che invecchiano e danneggiano ancora di più la pelle. Per cui Bioformula in questo specifico caso, oltre alla potenziale applicazione degli altri protocolli, in maniera particolare ha formulato una soluzione specifica che è l'antiradical, che serve proprio a contrastare l'effetto della produzione di radicali liberi derivante da questo tipo di tipologia di pelle e problematica. Qual è il protocollo bioformula ideale per le pelli sensibili? Allora, per pelli sensibili intendiamo sostanzialmente pelli atopiche, cioè soggette molto spesso anche per agenti che non sono strettamente legate alla nostra azione di biorivitalizzazione, che può essere anche la temperatura dell'aria, l'umidità e il vento, ad una reazione normalmente definita adrenergica o colinergica o di tipo atopico, quindi legata ad una iperreattività di tipo vascolare. Sono soggetti un po' delicati, quindi vanno studiati nel dettaglio, perché ogni singola nostra azione può scatenare questo aumento di vascolarizzazione, quindi rossori, dermatiti e pruriti. Normalmente bisogna avere un approccio quindi un po' più delicato nei confronti di questi pazienti. Di solito io utilizzo inizialmente un trattamento, un protocollo basato su un peeling, quindi o peel MAND o peel MIX, e in base alla risposta che già posso valutare con un trattamento di questo tipo topico, che mi permette di verificare l'effetto di arrossamento che ha il paziente, posso poi spingermi a fare dei protocolli iniettivi un pochino più importanti di quelli che abbiamo nominato precedentemente, in maniera graduale. Quindi inizialmente utilizzerò tipo Plan Edge, che comunque ha un'attività di tipo rigenerativa e anche antiossidante, oppure dei biorivitalizzanti non molto forti come pH e come acidità. Qual è il protocollo bioformula ideale per le pelli grasse? Allora, le pelli grasse possiamo paragonare, sono molto vicine al tipo di comportamento delle pelli sensibili, anche se così idealmente possono sembrare due aspetti completamente differenti. La pelle grassa è una pelle, vero, più resistente nei confronti degli agenti atmosferici esterni, ma estremamente sensibile proprio perché ha una iperproduzione di materiale sebaceo, e quindi le ghiandole sebacee sono iperattive, per cui possono essere causa di follicoliti, di dermatiti al pari delle pelli sensibili, dove lì la sensibilità è determinata anche da fenomeni atopici o da agenti atmosferici. Normalmente la pelle grassa non va aggredita sul grasso, cioè concettualmente è sbagliato sgrassare, se così possiamo definire, la pelle, perché la risposta di una pelle grassa sarà quella di aumentare ancora di più
il processo di produzione di sebo. Quindi l'approccio ideale è un approccio light, per cui dobbiamo utilizzare dei peeling leggeri, tipo anche il peel mix o il peel mand, in modo tale da ridurre la quantità di sebo ma non azzerarla, per non scatenare la reazione di compensazione delle cellule e delle ghiandole sebacee. Qual è il protocollo bioformula ideale per le pelli acneiche? Allora, le pelli acneiche costituiscono da sempre, hanno costituito un grosso problema sia per i dermatologi che per i medici di medicina estetica. Questo perché si tratta di una patologia che non ha una vera e propria soluzione terapeutica, quindi bisogna contrastare e minimizzare gli effetti dell'acne nel corso del tempo e degli anni, soprattutto per evitare gli esiti cicatriziali che ne possono derivare, che poi sono oggetto anche loro di potenziali trattamenti di tipo estetico. La pelle acneica quindi va trattata quando non c'è una fase infiammatoria di tipo acuto, per cui quando c'è una follicolite occorre utilizzare un trattamento farmacologico vero, topico, perché evidentemente l'infezione batterica sovrasta o comunque è coesistente alla presenza dell'acne stessa. Quindi in questo caso non utilizziamo nessuna tecnica di medicina estetica, ma una terapia farmacologica vera e propria. Quando il processo infiammatorio si è spento, allora sì che possiamo tornare a trattare l'acne come in estetismo, se così possiamo definirlo. Quindi sicuramente gli approcci che utilizzo normalmente sono peeling, peel mix e peel mand, e fondamentalmente il plein edge. Questo perché, come abbiamo detto, l'infiammazione determina una degenerazione strutturale, produzione di radicali liberi, e il plein edge è sicuramente, sotto il profilo del biorivitalizzante iniettivo, il prodotto migliore nel contrastare questi determinati effetti. Che prodotto bioformula consiglia maggiormente per avere un effetto lifting immediato? Allora, sicuramente nella gamma di prodotti bioformula, diciamo, il biorivitalizzante che ha un effetto lifting immediato e soprattutto molto evidente è il DMA Complex. Questo perché, oltre ad avere le caratteristiche del biorivitalizzante e bioristrutturante a livello cutaneo, possiede anche una molecola che ha un'azione di neuromodulazione muscolare. E quindi, se vogliamo, ha un effetto simile al lifting, per cui i muscoli, che sono poi, per così dire, la causa principale della caduta cutanea, perché sono ovviamente responsabili del tono e della struttura del viso e della mimica, con questa neuromodulazione hanno una capacità, un tono decisamente superiore rispetto a quello normale, per cui l'effetto, oltre che cutaneo, è muscolare, quindi è quello che noi realizziamo normalmente proprio con un lifting di tipo chirurgico, che non ha la sola finalità di tirare in maniera volgare la pelle, ma soprattutto quella di riposizionare la fascia dei muscoli mimici del viso nella posizione che avevano perso a causa del passare degli anni. Ringrazio il dottor De Cataldis per averci mostrato le tecniche di utilizzo dei nostri prodotti e vi invito a seguirci e a tenervi aggiornati sui nostri social.